Mr. Mystics Audio Video Production. Oggi andiamo a testare per benino il nuovo Tunots Captor X. Prima di iniziare vi dico un po' il routing che sto utilizzando: Gibson Les Paul con pickup Alnico 4 standard direttamente nel Supro. Si chiama 1699RH, testata 50 watt. Esco e vado nel Captor X per dissipare la mia energia, calore, potenza, volume. Attenuando il volume con il Captor X, vado poi nella mia cassa David LaBogar, David LaBogar Tight. Ho microfonato i due speaker Mabzer 30 con un microfono S-Electronics R1 a nastro, e sotto non lo vedete ma c'è un Laut & Audio LS-208. Nella stanza poi ho due HPG C451B in posizione ORTF, ORTF, per sentire un pochettino la stereofonia della stanza. E il tutto suona in questo modo qua. Vi faccio notare che in questo momento l'ampli è tirato a cannone, 50 watt massimi, ho il volume al massimo, cosa che non potrei mai fare senza il Captor X. L'ho già testato questo amplificatore, se volete vedere il video test dell'ampli potete cliccare il link qua sopra che compare adesso, ma lì l'avevo testato a volume molto più basso perché non si poteva suonare in una stanza a volume molto elevato. E in questo momento ho il switch su bedroom, ovvero l'attenuazione massima che si può avere, se non sbaglio sono meno 20 dB, non voglio dire una cavolata. Ci sono tre posizioni: bedroom, quella più bassa, a meno 20 dB, c'è poi la posizione club, ok, un po' insuonabile, e poi c'è la posizione full, che non mi azzardo ad attivare perché sfonderei le mura. Una cosa molto interessante che ho notato: qui c'è una ventolina per dissipare appunto il calore, si attiva maggiormente quando voi avete tutta l'attenuazione massima, perché il captor deve ovviamente scaricare l'energia e quindi deve attenuarvi il volume. Il bello è che questa ventolina risponde alla vostra plettrata, quindi ad ogni vostra plettrata lei si attiva per dissipare l'energia, altrimenti rimane ferma. Ve lo faccio vedere. Ho reso l'idea. Come potete notare, l'amplificatore appunto è tirato a cannone a 50 watt, ma il volume è molto gestibile. Se vedete i decibel qua sono molto molto bassi. E finalmente riusciamo a ottenere tutta quanta la potenzialità, tutta la saturazione che riesce a dare l'amplificatore. Ovviamente se io lo suonassi a volume molto basso con la potenza al massimo, per avere più o meno lo stesso volume di decibel, o anche più decibel di prima, adesso il captor è bypassato, ma non riesco a ottenere la saturazione, quindi questo serve molto per utilizzare la saturazione degli ampli, quelli vecchi che non hanno il master volume. E quindi andando ad attenuare al massimo e tirando a cannone, magari stando un pochettino più lontani dall'amplificatore, davvero divertente, utilissimo soprattutto per suonare sia in casa ma anche per sfruttare tutta la potenza del vostro amplificatore e utilizzare anche il power amp del vostro amplificatore. Scaricate con il captor e andate direttamente in scheda audio se volete registrare con
tutto il vostro amplificatore, quindi non solo dal send come io facevo e come vi ho anche spiegato in altri video. Uscivo dal preamplificatore con il send, quindi avevo un volume molto basso perché non utilizzavo il power amp, ma adesso posso utilizzare il power amp, sfruttare il Captor X, vado direttamente in scheda audio e posso registrare. La potenzialità di poter usare il Captor X per usare il Virtual Cabinet con appunto il suo software e cambiare cassa ve lo spiego in un altro video. Oggi parliamo solamente appunto della sua load box, quindi la capacità di poter attenuare il volume e sfruttare in questo modo gli amplificatori a pieno. Ricordate che qua sono 50 watt al massimo. Una cosa che non sapevo di questo amplificatore è che la sua distorsione praticamente arriva come se fosse un pochettino fazzosa. Pazzesco. Un'altra caratteristica che ho notato è che tirando al massimo l'amplificatore, anche se noi lo attenuiamo con il Captor X, riusciamo ad avere le stesse caratteristiche dell'amplificatore come se non fosse attenuato, quindi come se noi suonassimo in uno stage o in un live. Questa caratteristica l'ho notata quando noi ci avviciniamo all'amplificatore e siccome è tirato a cannone, praticamente si innescano tutti quanti questi rumori di feedback. Questo mi è molto utile anche per andare a profilare i miei amplificatori, andare direttamente nel mio camper, profilarli in modo completamente silenzioso, quindi senza passare magari da una cassa, utilizzo solo il mio amplificatore, vado a profilarlo con il Captor X che va a scaricare e non ho nessun rumore molesto nella mia stanza. Ok ragazzi, questo era il Captor X della Two Notes, fantastico gioiellino. Farò diversi video con questo Captor per farvi capire tutte quante le sfaccettature che possiamo ottenere con questo gioiellino. Quindi seguite anche i prossimi video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!